Con l'approvazione da parte della Commissione straordinaria del rendiconto di gestione del 2020 si può dire finalmente conclusa tutta la querela riguardante la gestione finanziaria e la situazione dei conti comunali. Viene confermato il disavanzo di 5 milioni di euro che dovremo ripianare noi cittadini con una quota annua di 252 mila euro, che potrebbe per 20 anni ricordarci come la tassa Ofiro su Prato alla Sella. Quindi da una parte e dall'altra si spera che, esaurita tutta la serie di giustificazioni, addirittura con argomentazioni risibili, come se i commissari non sapessero fare i conti, non li sapessero fare i pratolani, e dall'altra, insomma, vuol dire, la giusta rivendicazione del merito di aver visto molto prima questa deriva, però ora è anche, come dire, tempo di guardare oltre e di capire cosa è veramente accaduto nel nostro comune, perché bisogna dirlo con grande franchezza: il comune di Prato alla Serra non è stato sciolto per il disavanzo di amministrazione, per la gestione allegra dei soldi pubblici. Cerchiamo di fissare una volta per tutte, in maniera definitiva e conclusiva, le vere ragioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale, con l'auspicio e la speranza che si rifletta veramente su quanto riportato nella relazione del prefetto, perché riguarda aspetti veramente cruciali dal punto di vista sociale, ma anche economico, che hanno riguardato Pratola negli ultimi 30 anni. Attenzione. Quindi, come al solito, facciamo riferimento alla relazione del prefetto e andiamo a isolare alcuni, perché ce ne sarebbero molti di più, ma alcuni punti che ci aiutano a capire qual è realmente la situazione. Dagli anni 90 in poi, a Prato alla Serra si concentrano altri pregiudicati, tra i quali Omissis, riconducibile al clan Omissis e Omissis, proveniente da San Paolo Belsito. Omissis, detto Missis, risulta essere stato tra gli affiliati al clan camorristico Omissis, molto legato ai fratelli Omissis e Omissis, poi ritenuti tra i 30 latitanti più pericolosi d'Italia, dei quali è stato anche autista. Andiamo avanti. Nel 1999, nel comune di Prato alla Serra, pone in essere, si parla sempre di uno degli omissis, prima città, pone in essere un'attività estorsiva ai danni di omissis per l'acquisto di un terreno ove riuscirà a realizzare una struttura ricettiva, omissis, e per tali fatti sarà condannato a 6 anni di reclusione. La Commissione evidenzia che nel tempo tra Omissis e l'amministrazione comunale di Prato alla Serra si sono creati intensi rapporti celebrati con la promozione proprio di Omissis, per la quale le amministrazioni Omissis si sono particolarmente prodigate per la riuscita di manifestazioni patrocinate dal comune e ospitate nella struttura, alle quali ha partecipato lo stesso Omissis, ex Omissis e ora Omissis. La proprietà ove insiste Omissis, attuale residenza dell'Omissis, è stata anche oggetto di una perquisizione nel febbraio 2001, all'esito della quale furono sequestrati due fucili d'assalto Kalashnikov calibro 7,62 e una carabina, avvolti in carta da giornale e occultati all'interno di un tubo di plastica a 20 centimetri di profondità dalla superficie di un terreno di cadente della proprietà, ove all'epoca era domiciliato.
Riferisce inoltre che da alcune indagini sono emersi elementi relativi a presunte attività illecite dell'Unisys in ordine all'intestazione fittizia di beni mobili e immobili di imprese e società, talune costituite anche all'estero. Egli, a fronte di una capacità reddituale ed economica all'evidenza modesta, dispone di beni di lusso, conduce un tenore di vita al di sopra delle possibilità, delle sue possibilità, ha in uso una Ferrari e un'imbarcazione ormeggiata presso il porto di Salerno, ove ha ospitato anche Omissis in carica. Da Omissis si stabilisce anche Omissis, genero di Omissis, in quanto compagno della figlia Omissis, con precedenti per rapina e in materia di stupefacenti. Omissis è figlio di Omissis, ritenuto affiliato al clan Omissis dell'area di Napoli Est, ucciso in un agguato di camorra avvenuto il Omissis. Presso Omissis, Omissis ha scontato gli arresti domiciliari scaturiti dal procedimento Omissis, conclusosi con sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso, minaccia e sequestro di persona. Ma andiamo avanti. Altro elemento di spessore criminale è Omissis, che fin dal 2007 ha avuto rapporti con l'amministrazione Omissis ed è in amicizia con i due fratelli, che si sono succeduti alla guida dell'ente. Come si dirà diffusamente in seguito, Omissis risulta affidatario di appalti di lavori mai eseguiti e nonostante questo viene inserito nell'elenco delle ditte di fiducia dell'ente. Fin dal 2007 gli Omissis hanno avuto rapporti anche con Omissis, indicato come imprenditore di Liamico, coinvolto nell'inchiesta relativa a Omissis. Tra i vari lavori eseguiti a Prato La Serra dalle ditte di Omissis risultano interventi realizzati con i fondi della legge 219-81. Nel 2008 l'ente affida alla ditta Omissis i lavori di completamento di via Foresta primo lotto per un valore di 87.500 euro che tuttavia non avranno mai inizio. Dal 2013, epoca in cui Omissis ricopriva anche la carica di responsabile UTC, ufficio tecnico, l'amministrazione inserirà la ditta Omissis fra le imprese di fiducia per lavori fino a 100.000 euro, ivi permanendo anche con l'attuale gestione dell'Omissis. È di interesse anche la circostanza che Omissis dal 2013 al febbraio 2016 ha percepito reddito di lavoro dipendente dalla Omissis, la cui attività era stata avviata da Omissis, cognato di Omissis, come detto presidente della società cooperativa di produzione del lavoro Omissis, è ritenuto dalla commissione del fine prestanome dell'Omissis. La ditta è stata oggetto nel maggio 2011
di un episodio intimidatorio attraverso l'esplosione di due colpi di fucile ad opera di ignoti che causarono tra l'altro il danneggiamento della porta di accesso. Dall'attività ispettiva risulta altresì che nel marzo 2016 Omissis ha prestato la propria collaborazione a favore della Omissis operante nel settore calzaturiero ubicato nella zona industriale di Pietra di Fusi, il cui amministratore unico è Omissis, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso. Foto pubblicate su Facebook ritraggono Omissis all'interno dell'azienda della Omissis mentre si intrattiene con Omissis e altri operai. Le frequentazioni con Omissis emergono anche dal profilo Facebook di Omissis, di cui sono assidui commentatori Omissis con il figlio l'Omissis. In particolare da giugno a ottobre 2019 ben 19 post pubblicati sono taggati Omissis e il figlio Omissis. E diciamo che con questo può ritenersi conclusa una presentazione dei fatti che negli ultimi 9 mesi non ha voluto essere la verità, ma soltanto un'informazione ai cittadini di quanto è riportato dalla relazione del prefetto, che riassume una ben più corposa documentazione prodotta dalla Commissione d'accesso antimafia che ha operato da agosto 2019 fino a febbraio del 2020, che ha portato poi allo scioglimento del Consiglio Comunale, come tutti sappiamo, nell'ottobre del 2020. Ora è chiaro che di qui in avanti, indipendentemente dallo sviluppo delle vicende sia di corsi amministrativi, ma anche dei procedimenti penali tuttora in corso, al di là di tutto questo che può riguardare i singoli, quel che interessa alla comunità è da dove si riparte e come si riparte. A questo non possono sfuggire le forze politiche, sia quelle che hanno amministrato come maggioranza e come opposizione il comune di Prato La Serra fino a 9 mesi fa, sia alle forze politiche presenti, anche se virtualmente, sul territorio di Prato. Da adesso in poi è giusto che siano loro ad assumersi la responsabilità, non tanto di valutare questi fatti e di farli conoscere, perché quindi per quello che è stato possibile, i fatti sono questi, quello che è stato possibile è stato già fatto, forse doveva essere fatto da qualcun altro, ma poco importa. Quindi sul piano politico è giusto che chi vuole amministrare domani il nostro paese si assuma la responsabilità di cominciare a indicare il modo con cui, come dire, gli amministratori futuri possono convivere o addirittura contrastare quello che abbiamo visto emergere negli ultimi mesi. Per quanto riguarda i cittadini, è bene che si apra una riflessione su quel che è diventata Prato La Serra, perché il punto vero è questo. Leggere queste cose fa male. Fa male perché è evidente. Questo proposito, se mi è consentito, vorrei fare anche una nota personale. C'era una data che abbiamo visto, letta poco fa, per la quale ha cominciato una certa penetrazione di elementi legati alla camorra nel nostro territorio. Questa data è il 1999, l'anno nella quale una lista, posso dire allora, di ragazzi, di giovani, addirittura qualcuno giovanissimo, si presentò all'elettorato di Prato La Serra, diciamo inconsapevole che si stava delineando questa situazione fin da allora nel nostro paese.
Questo valga per chi oggi con consapevolezza vorrà mettersi a disposizione della comunità candidandosi a guidare questo paese. È bene che chi come me non ha questa intenzione lasci il passo a persone che vorranno dirci in che modo Pratola può risorgere.